Amici sportivi all'ascolto, un saluto da Siro Palladino che vi parla dal palla di sfida a Mario Borgia di Barletta, dove sta per avere inizio la gara tra Futsal Salinis e Woman Napoli, valida per la sesta giornata di Serie A del campionato di massima divisione femminile. La Futsal Salinis che prova ad accelerare i tempi per sbloccare il risultato. Bea Martin trova Natalia Rozzo ed ecco che arriva il primo gol della Futsal Salinis con Natalia Rozzo tutta sola davanti al portiere, con un tocco d'esterno realizza il gol dell'1-0. 8 secondi, il primo gol di Natalia Rozzo. Attenzione intanto a questo scambio ripetuto e arriva anche il 2-0 con Bea Martin dopo un doppio triangolo con Rafa Pato Dalmaz. Futsal Salinis 2, Woman Napoli 0. Città con Rafa Pato Dalmaz. Intanto vediamo la conclusione proprio di Dalmaz, l'anticipo secco su Dalmaz, prova a ripartire con Ciccarelli il Napoli, la conclusione insidiosa. Il rimpallo che favorisce Aresu, il destro della numero 17, il portiere Macchia che rilancia con le mani, manca l'intervento presso, che può ripartire in superiorità numerica, Siclari verso Azevedo che controlla, c'è la respinta del portiere, a seconda conclusione con Siclari, serve Brandolini, la conclusione, ma non ha saputo approfittarne finora. Seguiamo questa azione di Dalmaz, avanza palla al piede Dalmaz, che serve Martin, rientra sul destro, ancora Coppari, Siclari fa girare il pallone verso Bea Martin, si sale in qualche modo il portiere, poi il sinistro di Coppari che si appoggia su Rozzo, il corridoio per Presto, il diagonale di Presto non inquadra lo specchio della porta, anticipo secco di Siclari, Rozzo ancora verso Siclari e arriva il gol del 3-0. Anche in questa giornata timbra il cartellino del gol, Valentina Siclari confermandosi la miglior realizzatrice della squadra rosanera in questo avvio di stagione. Ruba palla Presto, ripartenza in superiorità numerica, ancora Siclari e questa volta però colpisce il palo. Presto, arriva anche il primo gol stagionale di Pamela Presto che sfrutta perfettamente la verticalizzazione. E Ciccarelli alla battuta del corner, palla a uscire verso il capitano pugliese, si porta il pallone sul destro, si allarga che le porta via il pallone. Bea Martini, il suo destro, colpisce il palo, rimette questo pallone a rimorchio per Rozzo, c'è stata però una deviazione, lo scambio verso Dalmaz, Bea Martini ha spazio per avanzare, finta il tiro, poi che va la battuta del corner, palla a centro area dove si inserisce Dalmaz, si gira, evita un avversario, si presenta tu per tu, saldamente in pugno a Futsal Salinis. Attenzione a questa verticalizzazione per Vecchione, Essing ha dimostrato tanta voglia di fare, Coppari al centro, il destro, la respinta con i pugni, prende la rincorsa ma trova l'opposizione di Macchia, poi Martin non trova il tempo per la conclusione di far debuttare il giovanissimo secondo portiere Nadia Bukaleb, vivaio della Futsal Salinis. La conclusione di Polimà, poi è Azevedo che serve ancora Rozzo, pallone di ritorno verso Azevedo, il taglio a cercare proprio Jessica e Gianna, si salva in qualche modo verso Aresu che tenta la conclusione da lontano. Lo scambio che libera la conclusione, Rozzo trova l'opposizione. La conclusione di Siclari di controbalzo. E arriva in questo momento la sirena che sancisce la fine delle ostilità. Futsal Salinis che si impone per 4-0 sulla Woman Napoli. Valentina Siclari davvero implacabile in questo avvio di stagione, 6 su 6 in queste prime giornate, ti candidi per lo scetto di capocannoniere del torneo? No dai, non esageriamo, sappiamo che c'è tanta gente che fa gol, però sono contenta del fatto di aiutare la mia squadra, fare un gol ogni tanto mi fa bene, però ringrazio ovviamente tutte le mie compagne perché questo qui che stiamo facendo è grazie a loro e alla società, al mister che mi ha dato fiducia, quindi sono contenta di questo, sono contenta di ricambiare in qualche modo con qualche gol. In una gara come questa con la Woman Napoli forse la difficoltà maggiore era rimanere concentrate per tutti i 40 minuti, comunque la risposta c'è stata dopo la sconfitta di Terni. Sì, diciamo che la sconfitta di Terni è stata brutta dal punto di vista soprattutto mentale per noi, quindi oggi sapevamo che dovevamo entrare e fare una partita
tosta fin dal primo minuto. Comunque, con tutto il rispetto per il Napoli, sapevamo che ogni partita non è facile in questo campionato. Abbiamo visto tanti risultati sorprendenti dall'inizio del campionato, quindi sapevamo che dovevamo entrare in campo concentrate e fortunatamente abbiamo conquistato i tre punti. Domenica prossima c'è la sfida sul campo dell'Olympus Roma, sulla carta una delle big del campionato, ma che ha avuto comunque una falsa partenza. Che partita sarà? Sarà una partita tostissima, perché ovviamente, appunto perché loro hanno avuto questo avvio di campionato molto difficile, penso che entreranno in campo col sangue agli occhi per conquistare i primi tre punti, anche perché contro di noi tutte le squadre entrano in campo cercando di dare il 100%, perché non è facile batterci e quindi tutti vogliono dare di più.